because I shine all night underneath. E bella ciao ragazzi, sono Gil Braga, sono qui oggi tornato a portarvi un video che sono sicuro che piacerà a tantissimi di voi, perché so, visto che leggo i commenti e rispondo sempre, so che tantissimi di voi mi chiedono sempre consigli su come migliorare la mira. Oggi non vi porto solo dei consigli, ma vi porto direttamente un allenamento da fare. Vi darò il codice per entrare in un server della modalità creativa e vi permetterò di allenarvi veramente, veramente bene. Perché ricordatevi che il miglior modo per migliorare è l'allenamento. Quindi non demorete mai, allenatevi, allenatevi, allenatevi fino a quando non diventate dei pro. Prima di cominciare però vi chiedo una cortesia. Se volete il video in cui invece vi do dei consigli, vi darò un codice per entrare in un server della modalità creativa per invece migliorare o la mira con i pompa, perché oggi faccio vedere la mira con gli AR, o quindi con i pompa, oppure il codice per un server per migliorare l'editing o la costruzione. Fatemelo sapere qua sotto nei commenti cosa preferite. E la cortesia che vi chiedo è quella di condividere il video. Cerchiamo di arrivare a innanzitutto 50 likes, ma anche, raga, 50 condivisioni. Perché io tanto c'ho nell'analytics del video, posso vedere quante volte è stato condiviso. Quindi condividete il video e, raga, facciamo così. Se mi mandate lo screen su Instagram, Gilbe con due E, se mi mandate lo screen in cui mi fate vedere che avete condiviso il video ai vostri amici, io vi inizio a seguire e vi metto like alle foto su Instagram. Allora, raga, ora vi spiego cosa dovete fare per entrare all'interno della modalità creativa inserendo il codice che vi dirò io. Quindi andate su modalità creativa, fate su gioca e ci becchiamo direttamente dentro. Dovrete mettere avvia un server, lancia e ci becchiamo direttamente dentro. Allora, raga, visto che siamo arrivati nella parte principale, nel menu della modalità creativa, dovrete selezionare un Rift che non sia il vostro, perché avrete il quartiere vostro con scritto il vostro nome, ma dovete andare su un altro Rift, non entrarci ma cliccare su E, imposta codice isola. Io ce l'ho già impostato ed è questo qua, questo codice qua, quindi 53405277 0430. Fare aggiorna preferiti, cliccarci sopra, seleziona isola e poi entrarci dentro. Prima di iniziare però voglio precisare una cosa. Questo server qua non l'ho creato io, quindi non voglio prendermi i meriti che non mi spettano, bensì l'ha creato un ragazzo, penso americano. Vi lascerò il link in descrizione del suo profilo Twitter, perché ho sentito che ha detto che vuole giustamente che venga fatto riferimento al fatto che sia stato lui a crearlo, perché ha già speso del tempo ed è giusto che ne ricavi il giusto guadagno. Posso assicurarvi che fare questo esercizio vi servirà parecchio. Io ho iniziato oggi a farlo e ho già notato che pian pianino l'ho fatto tipo 4-5 volte, sto migliorando. Per startare il tutto dovrete semplicemente andare da questa cassa qua, andare su avvia partita. Vi partirà un timer sulla destra, sotto la minimappa. Dovrete, io ora ve lo faccio vedere lento, comunque dura 5 minuti. Dovete aprire la cassa, prendere una K, andare qua, partire e sparare ai codici. Io ve lo dico già, non ce la farete mai al primo tentativo, a meno che non siate power della situazione, perché è veramente molto difficile. Più si sale più è difficile. Più si sale veramente più è difficile, raga. Io non sono ancora riuscito a farlo finirlo tutto entro 5 minuti, perché è veramente difficile. Per questo vi dico che come allenamento è ottimo. Come vedete io sono già migliorato con la mira, perché oggi ho provato a farlo. Non spaventatevi se le prime volte faticherete, perché è giusto così. È veramente difficile all'inizio. Io qualche volta l'ho già provato 4-5 volte, quindi mi sono già impratichito. Non so manco se si possa dire impratichito, però vedete che comunque li centro già abbastanza. Non ce la fate assolutamente al primo colpo, perché è impossibile. Ma non penso nemmeno Power ci riesca a farlo tutto al primo colpo. Infatti, come vedete, dovrete prendere una sola K, perché all'inizio
una volta che morirete alla fine, vi farà respawnare sotto. Solo che se voi raccogliete tutte le HP, poi non avete più per fare il round successivo, che sarà semplicemente rifare lo stesso percorso distruggendo gli ultimi cubi che rimangono. Comunque vedete che, ecco, adesso sono morto, quindi mi fa respawnare sotto. Mi riprenderò una cappa e rifarò lo stesso percorso togliendo semplicemente gli ultimi che ho lasciato, i cubi che ho lasciato. Vedete, qua me ne rimane solo uno. Poi cercate di correre perché è veramente dura farlo in 5 minuti. No, regà! Quelli non dovevo lasciarlo. Vedete che comunque io vi lo consiglio, lo fate. Cosa? Mi ha buggato. Sto poco laggando, raga. Ci sta, eh. Non so perché sto così tanto laggando. Probabilmente è stato un problema di qualche secondo. Anche perché sono tornato a ping normale. Comunque, entro 5 minuti vi assicuro che non riuscirete a farlo nemmeno al secondo e terzo tentativo. Io non sono ancora riuscito dopo 4 minuti, dopo 4 tentativi. Perché è veramente molto difficile, soprattutto gli ultimi livelli. I primi, bene o male, in due volte ce la fate. Però gli ultimi livelli è veramente difficile. Fatemi sapere voi se ci siete riusciti, se l'avete provato. Comunque, come vedete, si tirano giù abbastanza facilmente la seconda volta, giustamente, perché ne avete di meno, vi concentrate su quelli e quindi riuscite più facilmente. Comunque quello che vi consiglio è di farlo una decina di minuti al giorno. Ah, ne ho lasciati due. Fino a quando non vedete che avete un livello abbastanza alto. Vedete, qua ne ho lasciati veramente tanti. E qua devo passare un'altra volta, solo che in 1 minuto e 20 non so se ce la faccio. Ok, adesso restarto un'altra volta e cerco di finirlo, raga. Ho 1 minuto e 12 per finirlo, solo che il percorso dura 2 minuti. E quindi non ce la faremo. Ecco, se perdo ancora tempo così. Poi mi si è pure buggato quello là. Cercate di correre, che è una corsa contro il tempo, raga. Correte, 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 correte. Proviamo a farlo due volte oggi. Così vedete più o meno anche quanti ne lascio io. E vedete se in relazione al vostro tempo è buono o no. Comunque, come vedete, li ho lasciati abbastanza tutti vuoti, a parte qualcuno, gli ultimi soprattutto. Questi qua li ho già fatti passare tutti. Ho 20 secondi, ma non ci riesco, raga. Secondo me bisognerebbe cercare di farli veramente in 5 minuti. Perché secondo me se uno riesce a farlo in 5 minuti è veramente a un buon livello. Si può ritenere soddisfatto. Comunque è abbastanza... Sono soddisfatto, sinceramente. L'ho fatto abbastanza bene. Non ho lasciato qualcuno negli ultimi. Però vedete, anche questo qua era vuoto. Vediamo quanti ne ho lasciati. Ah no, ha ripristinato l'isola. Proviamo a rifarlo e vediamo cosa facciamo adesso. Comunque, questo nei commenti, fatemi sapere se lo ritenete un buon allenamento o no. Giustamente, ognuno ha la propria opinione. Secondo me è un buon allenamento da fare. Poi, regà, opinioni personali. E come tali vanno rispettate. Qua, come vi ho detto prima, dovete fare avvia partita. Vi farà startare, aprite la cassa, prendete una K solo perché, come vedete, poi dovete raccoglierle il round dopo. Ne ho raccolti due per sbaglio. Ah, anche il primo in realtà non è facile. Ah, qua l'ho fatto bene. Buono, buono. Anche questo qua non l'ho fatto male. Questo l'ho fatto bene. Anche questo qua l'ho fatto molto bene, direi. Questo qua peggio del primo. Questo qua più o meno abbastanza bene, direi che fino adesso dovrei riuscire a distruggerli tutti facendo un secondo round. Anche questo qua forse ci riesco col secondo passaggio. Ok, questi qua ce la faccio anche per dopo.
questo qua l'ho fatto male, molto male. Se ho preso anche l'ultimo, l'ho fatto abbastanza bene, se no non sono felice. Questo qua direi che ho fatto abbastanza bene. Poi gli ultimi, raga, come vi ho detto, sono abbastanza difficili. Questo qua particolarmente. Questo qua l'ho lasciato così, a metà. Secondo me il top è riuscire a farli tutti in due giri. Però è dura. Questo qua, vedete quanto va veloce. Questo qua va veramente veloce. Questo qua è l'ultimo. Più o meno, raga. Più o meno. Dai, come on, guys. Come on. Ok, primo fatto. Vediamo se riusciamo a completare anche il secondo. Anche il secondo fatto. Corsa contro il tempo. Anche questo fatto. Voglio farlo bene, raga. Questo qua già completato, quindi corriamo. Questo qua ci mancava solo questo, quindi possiamo correre adesso. Ok. Qua ce ne mancavano tre, l'abbiamo presi tutti. Come on, guys. Oh, molto bene. Mi sta piacendo sta run. Mi sta piacendo particolarmente. Ok, così, così mi piace. Mi sento già più preciso rispetto all'inizio quando l'ho fatto la prima volta. Quindi secondo me può essere un buon allenamento. Molto bene qua, molto. Molto bene. Molto bene. Qua mi sono salvato veramente all'ultimo. Molto bene. Forse ce la facciamo, raga. Non voglio guffarla, ma... questo qua va ai 3000 all'ora, raga. Gli ultimi due vanno troppo veloce. Non ce la faccio gli ultimi due. Devi veramente non missare un colpo, perché sennò non ce la fai. Qua devo semplicemente correre il più veloce possibile, perché li ho fatti tutti. Mi mancano gli ultimi due, mi sa. Però tanto non ce la faccio ad arrivare come tempo proprio. Run. Vedete, non ce la faccio proprio come tempo ad arrivare fin su. Come on, guys. Non sono nemmeno sicuro di averli finiti tutti giusti. Però mi pare di sì. 16 secondi non ce la faccio, proprio come tempo. Peccato. Tutto giusto anche questo. Vedete? Comunque se lo fate in... peccato, raga. Vediamo quanti ne abbiamo lasciati. Tanto per un po' continuo. Qua zero ancora. No, niente, non ce la facciamo nemmeno a vederlo tutto. No, erano ancora due piani sopra. Comunque, raga, fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate di questa modalità creativa, soprattutto questo codice qua, questo server che vi ho indicato. Fatemi il favore di condividere il video ai vostri amici, taggarmi su Instagram, che vi metto like e vi seguo. Niente, raga, io spero che questo video vi sia piaciuto. Un commentino, raga, è sempre apprezzato. E niente, ci becchiamo direttamente al prossimo video. Inoltre, raga, prima di chiudere, vi ricordo che ora come ora inizio a fare le live. Quindi, se volete seguirmi, sapete che più o meno una volta ogni due giorni vado live. Quindi, direi più o meno lunedì, mercoledì, venerdì e forse sabato e domenica se riesco. Comunque, niente, vi lascio. Direi che possiamo vederci direttamente al prossimo video. Bella, ragazzuoli!